I gustosi baci di dama in versione dietetica. Ciao amici, ecco una ricetta dolce classica, amata e conosciuta oggi per voi in chiave veg e dietetica. Il bacio di dama nasce nella città di Tortona, Alessandria, più di un secolo fa e ancora oggi viene prodotto, secondo la ricetta originale, in diverse pasticcerie piemontesi, in più versioni. Alcune ricette hanno la mandorla come ingrediente di base, mentre altre usano la nocciola per il suo sapore deciso e caratteristico. Noi uniamo il sapore delle mandorle e delle nocciole per farle incontrare con il cioccolato fondente. Una deliziosa trovata! Ricetta dolce vegana. Ecco come si prepara: 200 g di farina integrale, 120 g di nocciole spellate, 150 g di burro di soia, 80 g di zucchero integrale di canna, latte di soia o riso quanto basta, un pizzico di sale integrale, un cucchiaino di vaniglia in polvere, un cucchiaino di lievito per dolci. Per la farcitura, 50 g di cioccolato fondente all'80%, un cucchiaio di crema di mandorle. Tempo di preparazione 60 minuti più 30 minuti di riposo. Non vedo l'ora di iniziare a prepararle. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Prima preparate l'impasto principale. Preriscaldate il forno a 180 gradi. Tritate le nocciole con un robot da cucina fino a renderle polvere e unite lo zucchero. Unite farina integrale, lievito, sale, vaniglia e frullate per qualche secondo. Unite anche il burro di soia e frullate ancora. Aggiungete del latte vegetale, solo il necessario per poter lavorare il composto con le mani. 2. Poi date forma ai dolcetti. Inumidite le mani e formate delle palline grandi come una noce. Mettetele su una teglia rivestita con un foglio di carta da forno e schiacciatele leggermente per dargli la forma. 3. Ora cuocete in forno. Cuocete per 25 minuti circa, poi fate raffreddare su una griglia. 4. Preparate la farcitura. Sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria insieme alla crema di mandorle, mescolando con una spatolina. 5. Finalmente date la forma ai baci. Spalmate uno strato di crema al cioccolato e mandorla sulla parte appiattita di ogni biscotto e ora unite le due metà tenendo la crema al centro per ottenere i classici baci di dama. Metteteli in frigorifero per almeno 30 minuti prima di servirli e adesso gustatevi i baci di dama veg fatti con le vostre mani in versione dietetica. Proprietà degli ingredienti principali: il cioccolato fondente è un potente antiossidante che ha effetti benefici sul sistema cardiocircolatorio, è un antidepressivo naturale. Le nocciole sono energetiche e ricche di minerali, infatti rinforzano denti, ossa e proteggono le articolazioni e i muscoli. Le mandorle contrastano il colesterolo e sono utili nella prevenzione di anemia e osteoporosi, regolarizzano l'intestino. La farina integrale è ricca di fibre, contrasta la stipsi e limita l'assorbimento dei grassi. La vaniglia è un antiossidante che previene l'invecchiamento della pelle, ha un effetto afrodisiaco e combatte stress, nervosismo e insonnia. Lo zucchero di canna è ricco di vitamine e minerali, contiene acido glicolico, vero e proprio elisir di bellezza per la pelle. Il latte di riso è ricco di zuccheri semplici e fornisce energia immediatamente disponibile, molto utile in caso di intensa attività fisica. Il latte di soia è ricco di aminoacidi essenziali e proteine con poche calorie e grassi. Quindi, buoni baci di dama a tutti! Per vedere tante altre buone ricettine, iscrivetevi al canale con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche. Mangia consapevole e vivi meglio! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!